Diciamo che è un tiramisù buono sia al palato, ma anche buono al cuore, perché facciamo del bene a persone che ne hanno bisogno. Dentro alla villa il tiramisù, castagnata e vin brûlé invece all'aperto. L'evento Tiramisù Inclusivo ha messo insieme l'associazione Cuochi di Treviso e i veneti schiacciati dalla crisi per offrire una porzione dello storico dolce trevigiano. Circa un centinaio ne sono state servite nel pomeriggio di ieri. È la ricetta classica del tiramisù, quella nata nelle case, quella fatta dalle nonne delle nostre famiglie. Noi abbiamo utilizzato solamente i 6 ingredienti classici, quindi non abbiamo aggiunto nessun altro ingrediente, panna, Philadelphia e quant'altro. Quello che vogliamo trasmettere è che il tiramisù è uno solo. Una villa restituita così alla città che per l'occasione ospita la mostra di Livio Scatolin, il mago della bassa di Casier. Con i suoi acquarelli finissimi che danno il senso dell'orizzonte, lavorati con la tecnica antica della pittura certosina, ha incantato il pubblico con le sue miniature e allegorie che richiamano gli spiriti della terra. Così, con arte, enogastronomia e solidarietà, Villa Margherita è stata restituita ai trevigiani. Con questo evento, un po' alla volta, Villa Margherita diventano sempre più numerosi le persone che si affacciano a questo. Felicissimi di essere qui, proprio perché grazie alla rete si possono costruire e realizzare tante belle iniziative insieme. Un pomeriggio inclusivo con l'associazione Polaris di Silea e gli Alpini, un modo per regalare un momento dolce, un'occasione per aggregare queste famiglie.